Ciao a tutti, sono Curolili e bentornati in The Fireflies Diary. Mi è parso di capire che questa serie vi piace e che, insomma, avreste piacere di vedere come finisce il gioco. Quindi, mi sono fatta coraggio ed eccoci qui. Vi odio. No, non è vero. Anch'io sono curiosa comunque di vedere come va a finire. Allora, qui sembra che siamo ancora dentro la fabbrica. Sembra che tutta la storia sia ambientata in questa vecchia fabbrica. E abbiamo il vento contro, ma non soffia così forte. Quindi semplicemente la nostra piccola Mion deve farsi forza e camminare contro vento. Che sia una metafora della vita? Non lo so. Ma andiamo avanti. Vai Mion. Ah, qui oltretutto soffia dalla nostra parte. Infatti andiamo parecchio veloce. Ombrello. Prendi un po'. Ah, forse per volare qua sopra? Oh, che carina! No, bellissima sta cosa. Ok, no, no, si muore lì. Ecco io, bellina! Capirai che non era un altro modo per morire simpaticamente. Dobbiamo cercare di andare su ed evitare quel mostriciattolo d'ombra. Ok, dai, direi che ce l'abbiamo fatta. Ecco, non troppo su perché là ce n'è un altro. Vai giù, brava. Ok. Oh, vola, 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 vola. No, per Maria. No. Mi sembra che qualcosa mi stia cercando di seguire. Oh, oh. Dai. Sbrigati, Mion. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Va via, ok. Tutto ciò sta succedendo assolutamente a caso. No, 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 no. Devo darmi più slancio, più slancio. Tra l'altro ragazzi, ho definitivamente abbandonato il pad. Infatti sto utilizzando mouse e tastiera. Dai 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 che ce la fai. Bravissima, perfettamente nel mezzo. Brava. Oh, e mi ha pure salvato. No, penso di dover andare da questa parte però ora. Sì. Oh oh, mamma mia. Che lavoro di fino. Che lavoro di fino. Vai su, lì si va a morire. Quindi adesso immagino che quello che devo fare è riuscire a cadere, ecco, più a destra possibile e scendere. Ok, stai andando preoccupantemente verso quella rotella. Va bene. Ok, pare che ce l'abbiamo fatta. Io a sto punto scenderei, ma non troppo, perché c'è quella cosa lì che non mi piace per niente. Ecco, scendi un altro po'. Ok, così adesso vai. No, 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 sto scendendo troppo. No! Ah, mi sa che... Ah, posso andare nell'acqua? Devo andare nell'acqua? Mi sa di sì, Mi sa che devo andare nell'acqua. Non penso di dovermi andare a buttare dall'altra parte. Eh sì, perché di là non sembra esserci nulla. Ah! Ma dai! E mi sa che devo finire nell'acqua. Sì, no. No. Si muore. Ok, nell'acqua si muore. Perché Mio non sa nuotare, va bene. Direi che l'abbiamo imparato. Sappiate che in tutto ciò, ragazzi, sto cercando di affrontare questo gioco con un'incredibile calma e pace interiore. Incredibile calma e pace interiore. No, Mion, 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 Mion. La pace interiore. Qui l'acqua non c'è, quindi per forza devo cadere. La cosa bella è che ce l'avevo fatta al primo tentativo, ma non so perché qualcosa mi ha detto no, vai nell'acqua, l'acqua è sicura, l'acqua è tua amica. Adesso dovremmo cadere ancora o dovremmo andare di là? Ok, io vado di là. C'è qualcosa, ma io non ci arrivo, quindi ci andrò dal mondo della lucciolina di notte. La lucciolina di notte suona un po' male. Ok, quindi ora spazziamo via quella cosa. Vai, svelta Mion, sveltissima. Tiriamo giù la scatola con noi, spingila giù. Yup. Benissimo, non so perché ma mi sento di doverlo fare. Anche se la scatola sparisce. Ok, vediamo.
Allora, non penso di dover buttare giù la scatola perché non avrebbe assolutamente senso. Qual è il senso di buttare giù la scatola? Secondo me la devo spingere fino al bordo. Ok, basta, ferma. Vediamo se ora ci arriviamo. Ah, non ci arriviamo per poco. Ancora un pochino. Ah, è caduta. Ok. No, non credo che... Ah, invece sì! Invece sì, è giusto! È giusto, l'ho fatto per caso, ma è giusto, perfetto. Ok. E ora l'acqua sale, io sto sulla mia bella scatolina. Benissimo, ok. Quindi spingiamo anche questa nell'acqua. Oh, e arriviamo al funghetto. Dai, questa parte mi è piaciuta un po' di più, è stata meno incasinata. Cosa diavolo sta succedendo? Oh, Mion! Sono drogata! Ha mangiato il fungo, non capisce più niente. Oh, signorina! È scema. Mion! Ma game over? Cioè, finisce così? Divento un fungo e muoio? Ah! Oh, santo Dio! È al contrario! No! No! Devo muovermi al contrario! Ma non ce la farò mai, ma dai. Ma è bruttissima questa cosa. Ok. No, di là. Mio. Ferma. No, vai dall'altra parte. Dall'altra parte, grazie. L'unica cosa brutta è che devo essere molto veloce a cliccare su Umbra adesso, quando mi serve. Perché, cioè, col mouse è un attimino più difficile, perché mentre prima avevo un semplice tasto con il pad. Dai, non ci credo che non ci arrivo. Sono proprio al limite. Oh, va. No. Di là. Ok. Spero che questa cosa le passi. Perché se devo fare tutto il gioco al contrario impazzisco. Perfetto. Adesso è tipo incastrata. No, che succede? Ah, siamo arrivate dall'altra parte. Un ricordo. Prendi il ricordo. Ok. Speriamo che il ricordo la faccia rinsavire. Oh, la tavola. La signora vuole andare a letto. Papà scienziato non vuole andare a letto. Mion lo saluta. Ma io sta scena l'avevo già rivista, però lei non voleva andare a letto quando l'avevo vista. Ok, dove lo prendo io il letto? Ah, forse posso andare nella stanza di là. Oppure vuole che io vada a letto. Sì, mi sa proprio di sì. Ma che fine ha fatto questa famiglia felice? Ok, spegne la luce e vado a dormire. Io vorrei capire dove è scomparsa questa famiglia felice e perché lei ha queste corna, queste piante sulla testa. Non sono corna, sono piante. Vedete che adesso sono tipo... si sono rinsecchite. Speriamo che questo fungo si stacchi. Ok, quindi verso il basso immagino di dover andare. Andiamo dall'altra parte. Non avevo visto che c'era questa cosa. Fermati. No. Oddio. Vai, svelta, sveltissima. Ferma. È impossibile fermarla. Venone. Oh, madonna, è tornata normale. Oh, Dio, ti ringrazio. Ma sotto c'era qualcosa comunque che mi sa che dovevo fare. No. Vabbè, andiamo avanti. L'importante è che ci siamo tagliate quel fungo dalla testa. E non ne voglio mai più vedere. Ninja. Ecco. Ciao, fungo. Però non vedo nulla. Ah, così però vedo invece. Ok, devo essere molto veloce qui, immagino. Sì, già fatta. Ok, proviamo a spingere il pulsante, vediamo cosa succede. Succede che qualcosa muore. Ok, allora. Io probabilmente devo fare il giro di qua. No, oh sì, forse ci arrivo anche da qui.
Sì, allora il giro sarebbe stato molto più comodo farlo dall'altra parte, ma ci arrivo anche da qui. Vai. Perfetto, andiamo. Poi cosa succede se io premo questo? Ma io non ho più il mio ombrello. Caro simpatico fungo. Ma era tanto bello l'ombrellino. Cioè, hai capito? Loro mi hanno dato l'ombrellino all'inizio, mi hanno fatto abituare. No, di là. Mi hanno fatto abituare ed ero lì, che bello, posso andare con l'ombrellino. No, e poi invece sono obbligata ad usare un fungo malefico. Ok, devo anche stare attenta a dove metto l'ombra, perché sennò mi trovo il mostro in faccia. E va, no, dall'altra parte. E vai su. Vai, bella rintronata. Si addice molto questo musettino, Mion. Sei proprio bellina. Di là. Oh, sì, pure. Cos'è? Dai. Oh, sbrigati. Sbrigati. Ok, devo aprire qualcosa. Devo aprire sto robo. Vai, apriti, svelto. No, devi andare dall'altra parte, Mion. Mion, ti prego, sbrigati, vai su. C'è il mostro ombra anche lì. Che bello. Allora, vai giù. No, sì, va bene. Possiamo fare anche il giro di qua. Bene. Una babba. Sono una babba. Ok, ragazzi, ci riprovo. No, di là. Vai. Su. Ma dai. Dai, no, ma perché vai così in fondo? E devo sbrigarmi. Ecco, brava, così vai, su. Ma dai, ma cosa? Ma avrò preso nel culino. Cos'era mai? Dai, una punturina. Vai, perché rimani fermo lì? Perché hanno messo sto cavolo di robo che ti blocca e non si riesce ad andare avanti? Bastardi, gli sviluppatori bastardi. Guarda, se non è questa la volta buona, veramente. Dai, vai, Mion, sbrigati, forza, ti prego, Mion, ti prego, sbrigati, fai qualcosa, vai su. No! Che ce la possiamo fare se non si ferma a raccogliere le more mentre vola. Mion, io non te lo dico dove devi andare, non te lo voglio dire. Ma non so. Però, ok, no, sì, però sbrigati, vai su. Dai, Mion! Dai, sì, ma non è vero! È impossibile! Ma io come diavolo ho fatto a farlo prima? Come cavolo ho fatto? Non ce la farò mai più! Sì, così, dai! Sbrigati! Dai! Forza, Mion! Devi sbrigare. No. Cosa? Cioè, aspetta. C'è il vento che mi manda dall'altra parte? Io sono una persona calma, sono una persona molto pacata e adoro le persone con i funghi in testa. Sono bellissime le persone con i funghi in testa. Ho sempre desiderato essere una persona con un fungo in testa. Poi vado su, ok? Così ce la faccio. Il problema è che come cavolo faccio che qui c'è questo vento schifoso che mi manda dall'altra parte? Svelta, dai, ok. E io qua... Ma guarda, ho visto... C'è una leva lì dietro! Ma gli sviluppatori sono veramente dei bastardi. Ma dai! Che poi in tutto ciò non è che questa parte è buggata. Questa parte non è assolutamente buggata a differenza delle altre. Questa parte è proprio stronza. Ok. Allora. Ho le cose lì che mi stanno per schiacciare. In tutto ciò. Ti prego, sì. Ti prego. Dai. Ok. E no, eh. Adesso salvi e io questa parte non la voglio mai più vedere in tutta la mia vita. Dov'è il salvataggio? Dov'è che si salva?
Dov'è il cosino del saving? Ho visto saving. Sì. Ok, devo rimanere con la testa sul pulsante. No. Ehi, mio, no, no, ferma, no. Ferma di là, torna su. Mamma mia, ragazzi. No, no, no. Ok, ora è il momento. Credo che ora sia il momento di morire. Ok, no, ferma. Ora dall'altra parte. Perché si spostano? Quei cosi si spostano. Quando io mi sposto, si spostano anche loro. Dove stai andando? Perché prendi l'iniziativa? Hai un fungo in testa, non capisci un cacchio. Lascia prendere l'iniziativa a me, per favore mio, ti prego. Ok, vai ora, vai ora, vai su, vai su, vai su. Ok. Poi andiamo su anche di là. Ah, ok, c'era un'altra ombra. Bon, ferma. Dobbiamo tirare giù, penso, il vento. Ma no, ma cos'è cambiato? Perché sali? Perché devi salire? Ok, questo è il momento. Devo passare esattamente al centro. Peccato che c'è una bellissima rotella e io devo cadere qui, perché è qui che c'è il ricordo, giusto? Io l'ho visto qui. Ok, dai che siamo. Sì, il ricordo. Ma vero? Si è pure sposata la telecamera. Cosa cavolo è successo? Cioè, sono morti tutti? Incredibile. Perché sono chiusa qui dentro e non posso uscire? Chi è quella persona lì sopra? Perché c'è del sangue? Ah, finisce così. Oh. Il mistero si infittisce. No, beh, interessante questa cosa. Chissà come mai c'era tutto quel sangue. Ah, altre ombre, fantastico. Vabbè ragazzi, io direi che mi fermo qui, perché la mia pazienza non è in grado veramente. Cioè, ho esaurito tutta la pazienza di oggi. Però comunque la storia inizia a farsi interessante. Vorrei sapere perché c'era tutto quel sangue in camera di Mion. Forse ha ucciso la scienziata. Chissà, forse aveva un fungo in testa ed è impazzita. Beh, comunque spero che vi siate divertiti. Io mi sono divertita tantissimo e non vedo l'ora di ripetere questa esperienza mistica di pace interiore. Quindi grazie mille per aver guardato, ciao a tutti e alla prossima!